Liberi.tv, Riccardo e Cristiano, siamo a Cleto per questa giornata dedicata al cane guida in compagnia di Ottavio Zaccaria e del suo bellissimo cane Sky, che significa cielo. Chiediamo proprio a Ottavio questo, l'importanza non solo di questa giornata ma del cane guida per le persone cieche, che in fondo è uno strumento, una persona che lavora il cane guida. Il cane guida è un ausilio, uno strumento validissimo per le persone cieche. Giustamente avere un cane guida significa fare dei sacrifici per il non vedente, perché il cane va accudito, ha le sue cose, le sue esigenze, però il non vedente è come se avesse una persona che lo segue. Il cane ti accompagna, evita gli ostacoli, evita tutto, e quindi io penso, ritengo opportuno che per i non vedenti, soprattutto per le persone giovani, è indispensabile il cane guida per un non vedente. Io poi volevo chiederti, so che per esempio è successo spesso che in alcuni locali il cane guida addirittura non fosse permesso entrare. In realtà il cane guida ha diritto di entrare in tutti i luoghi pubblici, perché è un ausilio, come dicevi tu, delle persone non vedenti, delle persone cieche, che comunque sta svolgendo la sua funzione. Allora, questa è una situazione molto, ci stanno lavorando tantissimo. C'è una legge nazionale addirittura che i cani guida possono entrare in tutti gli esercizi pubblici e possono andare a tutte le parti, però purtroppo noi viviamo in una società dove non si rende conto e non è aggiornata per quanto riguarda le leggi. Adesso hanno modificato un pochettino la legge. Se un gestore di un negozio oppure qualcuno di un servizio pubblico impedisce l'entrata del cane guida, addirittura può essere multato con una multa fino a 500 euro. Quindi è meglio che uno si aggiorna, secondo me si dovrebbe aggiornare e dare la possibilità a chi ha un cane guida di andare a tutte le parti. Il cane può andare anche in ospedale, perché giustamente deve accompagnare il non vedente e può seguirlo a tutte le parti. Come reperire il cane guida? Cioè bisogna fare un corso? Spiegaci questo, perché è importante per chi decidesse di adottare proprio un cane guida per l'utilizzo quotidiano. Allora, per avere un cane guida, prima cosa bisogna far inoltrare la domanda in una scuola dove addestrano cani guida. Noi abbiamo adesso a Messina una scuola famosissima che si chiama Helen Keller, è iniziata a lavorare il 2000, sono 19 anni, ci sono degli istruttori che lavorano benissimo. Allora, il soggetto che vorrebbe avere il cane guida dovrebbe inoltrare domanda a questa scuola oppure a un'altra. In Italia ci sono più scuole, ce n'è una a Scandicci, in Toscana, poi ce n'è una a Milano, ce n'è una a Frosinone, più scuole. Ma per uno che abita in Calabria, diciamo, io penso che è preferibile Messina, ma soprattutto perché l'Helen Keller è una scuola rinomata. Prima cosa, adesso, una volta non c'era questa situazione, adesso per il non vedente deve fare prima un corso di mobilità. La mobilità consiste che il non vedente si deve muovere da solo, usare bene il bastone. Una volta che supera il corso di mobilità, allora poi fa il corso del cane guida. La durata del corso del cane guida è di un mese. Una volta che, perché giustamente il soggetto cieco deve prendere contatto con il cane, e una volta che prende contatto capire come farsi guidare del cane guida. Perfetto, ringraziamo Ottavio Zaccaria per le informazioni che ci ha dato, vi invitiamo ovviamente a cercare sia sul internet l'Unione Italiana Ciechi di Cosenza e di seguirci su Liberi TV.